Apriamo la seduta e passo la parola al direttore per l'appello, grazie. Lozzi Alabiso, Ariano Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli, assente giustificato di oggi, la consigliera Zitoli. Presenti 15. Allora, il consiglio è aperto, iniziamo con nominare i scrutatori odierni, il consigliere Giannone, il consigliere Principato, la consigliera Cerquoni. Grazie. Al primo punto dell'ordine del giorno abbiamo l'interrogazione a risposta immediata ad oggetto sicurezza cittadini a Pio Latino a firma della consigliera Flavia Cerquoni del gruppo misto. Prego consigliera, grazie. Buongiorno Presidente, Vicepresidente, buongiorno consiglieri. L'interrogazione è immediata e nasce da fatti avvenuti recentemente nel quartiere a Pio Latino e che hanno riguardato e che riguardano tutt'oggi la sicurezza e l'incolumità dei cittadini del quartiere. È noto ormai da diverso tempo, sono state fatte tantissime segnalazioni riguardo la situazione di completo abbandono in cui vive il quartiere, ed in particolar modo oggi il quartiere si trova sotto scacco da parte di un soggetto che si aggira minacciando, insultando e talvolta picchiando i passanti e compiendo atti a sfondo sessuale nei confronti di minori. Ora io capisco che c'è un po' di... No, vorrei fosse chiara, perché dopo so che c'è una risposta scritta dell'assessore, visto che tanti cittadini oggi vorrebbero sapere qual è e quali sono i compiti del municipio e come il municipio si sta rapportando alle forze dell'ordine e soprattutto se il municipio è intervenuto in questa situazione. Io vorrei spiegare una cosa che è molto semplice e che probabilmente ai cittadini è già molto chiara, ed è che non dobbiamo sempre arrivare al limite o rischiare, come si dice a Roma, il morto per intervenire, perché vedete, il soggetto di cui stiamo parlando è noto a diverse istituzioni municipali, alle forze dell'ordine che più volte sono intervenute. Ora il problema è: non basta un intervento,
serve fare un passettino di più per tutelare la sicurezza. E quindi, mentre prima questo soggetto vagava urlando, a volte parlava da solo, ma non aveva inizialmente aggredito delle persone, ma era evidente che viveva uno stato di alterazione particolare, io stessa ho chiamato più volte le forze dell'ordine, che sono immediatamente intervenute. È evidente che il rischio è che se un soggetto che ha problemi non viene curato, non viene preso in carico, quello che può avvenire è quello che sta accadendo, ossia insulti, aggressioni. Un anziano è stato tirato un pugno all'uscita di un bar senza alcun motivo. Senza alcun motivo. 3 ore fa il soggetto vagava ancora indisturbato per le vie del quartiere e si trovava in largo Pannonia. Io francamente dico che è incredibile il fatto che, nonostante tutto ciò che sia avvenuto, questo soggetto possa ancora vagare, che non sia stato portato avanti eventualmente un TSO, cosa che il municipio può valutare, vedremo se è stata valutata dal municipio o meno, o comunque in qualche modo il municipio, istituzione municipale, non può non farsi carico di questa situazione. E le dirò di più, il lassismo delle istituzioni, io l'ho scritto, a volte genera anche una giustizia fai da te, che è probabilmente ancora più grave di quello che sta avvenendo. Il mancato intervento delle istituzioni impone che i cittadini debbano scendere in piazza a difendersi, perché non c'è nessuno che li difende, e io, permettetemi, questo non lo posso e non lo voglio accettare, non lo posso e non lo voglio accettare. E allora l'interrogazione, per essere immediata, deve avere carattere d'urgenza, e concludo. Il carattere d'urgenza è evidente, e quello che è stato chiesto nell'interrogazione è anche molto lineare, semplice: se e quali azioni sono state intraprese e concordate dal municipio con le forze dell'ordine. Più chiaro di così penso non si possa fare. Grazie. Grazie. Allora, oggi l'assessore purtroppo è impossibilitato a presenziare per impegni istituzionali, quindi mi ha fornito la risposta scritta che adesso le leggo. Mi scusi Presidente, ma con Prego. Quale titolo, a che regolamento si riferisce che l'assessore non è in aula? Se l'assessore non è in aula non risponde, non è che lei, l'assessore non può essere in aula. L'interrogante c'è, concorda con l'assessore verrà quando vuole lui, prima possibile naturalmente, ma non può mandare per iscritto una lettera. O concordata con la consigliera che stava fanno tra loro due, ma in aula l'assessore deve essere presente, scusatemi. Proprio l'ABC, non lo so, io sicuramente non. Ma Presidente, per fare questa richiesta, il consigliere Stritano, cioè in base a quale articolo del regolamento si sta appellando? Prego. Vediamo il regolamento. Se il direttore ce lo può dire, se è possibile in aula, che all'interrogante non c'è in aula e rispondeva per iscritto. No, perché senza nessun argomento, c'è un richiamo al regolamento, senza citare l'articolo possono parlare tutti quando vogliono, mi sembra adesso strano, Presidente. Dico. Esattamente. Allora, io procedo, comunque è un accordo anche con la consigliera Cerconi, che ha avuto modo di sentirlo. Posso intervenire, visto sì, mi ha citato? Prego. L'assessore Accoto, io questo problema l'avevo già riferito, l'assessore Accoto mi ha chiamato e mi ha detto che non sarebbe potuto essere in aula, visto che è già la terza interrogazione immediata che deposito e mi viene detto che gli assessori non possono essere presenti, io questa volta non potevo rimandare l'interrogazione, ferma restando che mi riservo il fatto di ridepositarla per capire come
si svilupperà la questione, ho ritenuto essenziale ricevere anche se scritta una risposta dall'assessore, perché, come ripeto, ho già fatto presente alla consigliera De Chiara, questa sarebbe stata la terza interrogazione immediata per cui non si presentano, e creava, anche se per impegni istituzionali, io ho ripetuto che tutti abbiamo degli impegni, purtroppo se è immediata le interrogazioni immediate dovrebbero andare prima di tutti gli impegni, non è stato possibile, ho ritenuto essenziale in forza e soprattutto per il bene dei cittadini dell'Appio Latino ricevere comunque una risposta. Informazione. Bene, allora procedo con la lettura. Gentilissimi, abbiamo appreso tutti dalle cronache dei quotidiani locali e dalle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini quanto fatto da un uomo con disturbi mentali, commettendo sia atti osceni davanti a minori che aggressioni nei confronti di persone anziane. Tengo a sottolineare, quanto già ribadito in passato, che la sicurezza urbana è da sempre tenuta sotto controllo dalle forze dell'ordine preposte a farlo e che il municipio è in costante contatto con loro per segnalazioni importanti ed eventuali richieste di intervento. La consigliera Cerquoni scrive che le istituzioni municipali sono chiamate a garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini ed io rispondo che non spetta alla classe politica del municipio svolgere tale compito, ma alle forze dell'ordine, che sono sempre disponibili ad ogni segnalazione e confronto. Inoltre evidenzio che la presidente Monica Lozzi ed il sottoscritto partecipano, quando convocato, all'attività dell'Osservatorio Territoriale per la Sicurezza, in funzione di supporto all'attività del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento a insediamenti abusivi, occupazione di immobili, prostituzione, spaccio di stupefacenti, abuso di sostanze alcoliche e roghi tossici. Pertanto concludo dicendo che non c'è alcun lassismo dalle istituzioni inerenti a fatti di sicurezza nei confronti dei cittadini, anzi tutti ci siamo accorti della maggiore presenza sul territorio, ma è impossibile prevedere azioni incontrollate da parte di persone con disturbi mentali. Quando accadono episodi del genere sono le forze di polizia a dover segnalare questi disagi psichici per arginare ed affidarli a chi di competenza ed offrire loro un sostegno sanitario. Grazie. Deve replicare un attimino che deve replicare. Tanto replico, poi fanno il richiamo al regolamento. Allora, io dirò perché non sono per niente soddisfatta della risposta. E lo motivo in questo modo: sentirmi dire, io reputo l'assessore Accoto non solo una brava persona, ma una persona che si sta impegnando molto, a differenza di qualcun altro, e lo stimo per questo. Però dire che, quando io riferisco che le istituzioni sono chiamate a garantire la sicurezza e l'incolumità e l'assessore mi risponde che non deve farlo la classe politica, c'è un problema di fondo. C'è un problema di fondo, noi ci dobbiamo occupare di tutto ciò che succede sul nostro territorio. Come facciamo a dire che non è competenza nostra? TSO si poteva fare? Gli assistenti sociali sono stati coinvolti? Da chi dipendono gli assistenti sociali dal punto di vista politico? Perché se noi non ci dobbiamo occupare di questo, dimettiamoci. Non serve un consiglio municipale, non serve una giunta municipale. Sicurezza e incolumità dei cittadini. È evidente che ce ne dobbiamo occupare e ce ne occupiamo sempre, però in questo caso ci interessa un po' meno, come ci occupiamo spesso dell'igiene, come ci occupiamo spesso sempre della salute. Faccio un esempio, qualcuno potrebbe dire: ma noi non ci occupiamo della salute e dell'igiene dei cittadini, se ne occupa la ASL, perché il discorso è lo stesso. Beh no, perché quando noi chiediamo le disinfestazioni ci occupiamo della salute e dell'igiene della città, e allo stesso modo quando chiediamo un intervento importante, perché questa persona sta continuando a girare sui nostri territori e non sappiamo se tocca a me o tocca a qualcuno di là, e se questa persona cade, sbatte la testa e muore, cosa facciamo? Ci diciamo: beh,
però sapete qual è il problema? Che non doveva farlo la politica, è colpa delle forze dell'ordine, dovevano farlo loro. Invece io ho chiesto un'altra cosa: quali sono i rapporti, quali azioni sono state concordate? E qua la risposta non c'è, quindi è evidente, e concludo, che questa non può essere una risposta soddisfacente. Non può esserlo, perché la risposta soddisfacente doveva essere: stiamo provvedendo, o meglio abbiamo già provveduto, perché stiamo rischiando ogni giorno di più e continua a non accettare e a non accettarlo assolutamente il fatto che si dica la classe politica non se ne deve occupare. Io in queste aule non l'ho mai sentito. Tutto ciò che arriva e che riguarda i cittadini riguarda noi. Se non lo capiamo c'è proprio un problema, e c'è un problema di rappresentanza, e allora forse non dovremmo fare i consiglieri, non dovremmo fare gli assessori, non dovremmo fare i presidenti. Questa cosa ci riguarda, la ripresenterò per l'ennesima volta, mi auguro di non doverla presentare con un ulteriore trafiletto in cui si dice che questa persona ha aggredito e ha portato a conseguenze ulteriori, magari un'aggressione, visto che purtroppo è un'escalation di violenza che si sta ormai trascinando da diversi mesi. Grazie. Posso, Presidente? Prego. Grazie. No, mi accingo a leggere l'articolo 87 proprio perché la situazione delle interrogazioni a risposta immediata ha avuto qualche fermo anche per quanto riguarda il blocco di via Appia, e lei ne sa qualcosa, ne abbiamo parlato nella conferenza di capigruppo. Non cita queste modalità di risposta, se l'assessore c'è risponde, altrimenti non esiste la modalità di risposta scritta all'articolo 87. Io leggo l'articolo: le interrogazioni a risposta immediata devono considerarsi in una sola domanda formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale connotato da urgenza o particolare attualità politica, e ne rientra perfettamente, come del resto anche il capogruppo che ha partecipato alla conferenza in sostituzione del professore ha notato molto bene di che cosa stavamo parlando. L'interrogazione a risposta immediata è presentata per iscritto presso la segreteria del Consiglio almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. È stata presentata il 5, quella a cui personalmente io ho consegnato solo due interrogazioni, ma la gravità di una chiusura di un'arteria principale come via Appia, l'ha capito anche lei, che insieme a all'interrogazione della consigliera Cerquoni rappresentano pochi momenti in cui noi vogliamo una risposta, ma non noi, i cittadini. Appunto, ce la facciamo scritta pure all'altro. Io rimango quanto stupito di questo atteggiamento. Come al solito, per quanto riguarda l'interrogazione di via Appia, non avevano risposta dall'autorità, cioè dalla CEA. Oh, l'interrogazione non è che si risponde se è il dipartimento o è il municipio, l'interrogazione è una risposta, comunque dovrà avere, bella, brutta, ma non è che poi si dà in testa all'assessore se viene meno il principio per cui l'interrogante lo chiede a lui, assolutamente, l'interrogazione non è una risposta dovuta per la gravità dei fatti e degli accaduti, questo è l'articolo 87, io sono stato censurato due volte e con queste modalità mi sembra che continuiamo su questa strada, non c'è difesa da parte dei colleghi che condividono peraltro, perché ricordo le interrogazioni immediate formulate dai consiglieri d'opposizione della passata consigliatura erano garanzia di democrazia e trasparenza, non importa da dove arrivassero, erano urgenti sul territorio, è stata precisamente la violenza subita al Parco della Caffarella che qualche consigliere si è premurato di farla nella passata consigliatura e non c'è stata mica una risposta scritta. Grazie Presidente, non so quale decisione possa prendere in merito perché il carro è scappato e i buoi sono tutti fuori, grazie. Ne prendo atto, grazie consigliere. Presidente, però io chiedo scusa ma non ho capito se stiamo in una capigruppo o se invece è una seduta di consiglio, sinceramente. Ecco, articolo 62.
Ma Presidente, ma l'offesa agli altri consiglieri, c'è un punto a regolamento? Perché il consigliere Stritano è quello che sta facendo da un po' di tempo. Grazie Presidente. Allora passo al seguente punto dell'ordine del giorno. Proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo. Consigliere, per cortesia, proposta di iniziativa consigliare a firma dei consiglieri Guadagno, Ardu, Catini, Ferrara, Vivarelli, Angelucci, Di Palma, Calabrese, De Vito e Diario. Disposizioni in merito alle procedure di riacquisizione di immobili concessi ad organismi che svolgono attività socioculturali non ai fini di lucro. Linee guida per la redazione di una norma transitoria nell'ambito dell'emendamento dell'emandato regolamento per l'assegnazione e la gestione di concessione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile comunale. Relatore, prego consigliere, grazie. Buonasera a tutti. Allora, le norme regolamentari relative alle concessioni di beni immobili appartenenti al patrimonio di Roma Capitale risalgono agli anni 1982-1983, mentre negli anni 95-96 viene approvato un regolamento che consentiva la regolarizzazione e l'assegnazione ad uso sociale, assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo di spazi pubblici e strutture di proprietà comunale ascritte al patrimonio disponibile e indisponibile, a seguito del quale sarebbero avvenute nel tempo assegnazioni di immobili emanate ai sensi del suddetto regolamento con semplici ordinanze ammesse soltanto in caso di assegnazioni ad associazioni con forte valenza sociale espletanti servizi della collettività che non potevano essere interrotte se non con gravi pregiudizi per l'utilità sociale, ex articolo 4 deliberazione numero 26 del 95. Preso atto di ciò, nel 2015 venne dato mandato ai competenti uffici di Roma Capitale, anche nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento, di recuperare la disponibilità degli immobili utilizzati senza un titolo valido o i cui utilizzatori fossero risultati morosi, potendosi in tali casi configurare un danno erariale. Le conseguenti determinazioni dirigenziali di sgombero non hanno però tenuto conto delle centinaia di realtà del tessuto socioculturale educativo della città, che hanno dato sostegno in particolare alle fasce sociali fragili in territori della città svantaggiati, e ciò in assenza della normativa vigente, nella normativa vigente di una disciplina che regoli le varie fattispecie e recepisca le problematiche sopravvenute nel corso degli anni. Esigenza questa fortemente sentita dalla presente amministrazione, che con delibera 19 del 2017 ha integrato le linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile in concessione, di cui alla rammentata deliberazione della Giunta Capitolina del 2015. Ciò premesso, preso atto dei recenti orientamenti della Corte dei Conti regionale sui locali destinati a usi di pubblica utilità, sociali e culturali, e considerato che tra i beni in corso di riacquisizione possono trovarsi quelli in uso ad associazioni che, intercettando i fabbisogni espressi dal territorio, hanno assicurato i servizi dal medesimo richiesti, talora in sostituzione, talora in maniera complementare a quelli erogati da Roma Capitale, nelle more dell'adozione dell'emanando generale nuovo regolamento per l'assegnazione e la gestione in concessione dei beni appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile comunale, che dovrà disciplinare con specifica norma le particolari situazioni sopra rammentate, è pragmaticamente opportuno salvaguardare coloro, enti, organismi o associazioni, che svolgono un'attività socialmente utile di interesse cittadino o municipale, spesso su delega o per conto di Roma Capitale. Viene quindi richiesto ai municipi di esprimere il proprio parere su una proposta di delibera capitolina che, fatte salve le procedure di riacquisizione esplicitamente disposte dall'autorità di pubblica sicurezza, ovvero ordinate dall'autorità giudiziaria, disponga la sospensione fino al 15 novembre 2018, ovvero qualora approvato in data antecedente sino all'adozione del nuovo regolamento, dei provvedimenti di riacquisizione e delle relative azioni esecutive eventualmente disposte al fine del rientro in possesso degli immobili in uso ad organismi senza fini di lucro che svolgono attività in ambito culturale, sociale, educative o mix di queste, in ausilio o in sostituzione all'amministrazione nell'ambito delle attività istituzionali della stessa, degli immobili in uso ad organismi di qualunque natura giuridica che svolgono attività socialmente utili di interesse cittadino o municipale su delega o per conto di Roma Capitale, degli immobili in uso ad enti ed organizzazioni internazionali riconosciute dall'ONU.
e ciò ferme restando le azioni volte al recupero di eventuali somme comunque dovute e le procedure volte alla riacquisizione al patrimonio comunale degli immobili in uso per attività commerciali, ovvero non riconducibili ad attività di natura appartenente alle categorie indicate. Fermo inoltre l'impegno a quantificare il fabbisogno di funzioni, servizi e attività culturali, sociali ed educative riferito ai diversi ambiti territoriali della città e ad assegnare in via prioritaria il patrimonio indisponibile di Roma Capitale al soddisfacimento di tali bisogni, con priorità nelle aree maggiormente svantaggiate e nelle modalità previste dell'approvando un nuovo regolamento delle concessioni. Grazie. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto? Prego, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, solo per fare diciamo una precisazione che nella lettura forse un po' è sfuggita. È ovvio che la delibera, come appunto viene presentata, è di fatto la necessità di intervenire con una norma transitoria, ma in realtà questa diventa quasi una necessità per colmare un vuoto che al momento è presente in questa materia, ovvero l'assenza di un regolamento. Quindi prendiamo per buono l'indirizzo politico che viene dato da questa delibera, perché è quello che diciamo ci interessa, viste le finalità e le realtà sociali delle quali essa stessa parla, e quindi la necessità che l'assessorato, in particolare l'assessore Bergamo, mettano in campo delle azioni al fine di evitare quello che invece ancora quotidianamente sta avvenendo sulla nostra città. Devo dire anche con delle diciamo delicate valutazioni dal punto di vista non solo economico e finanziario, perché no, se no sembrerebbe quasi che facciamo un ragionamento di taglio di spesa, in realtà invece bisognerebbe spostare il punto di vista sulle realtà socioculturali che sul nostro territorio ci sono, ma su tutto il territorio cittadino, vanno quindi salvaguardate e non sfrattate, per essere ancora più esplicite. Quindi prendendo per buono diciamo l'incipit e quindi l'indirizzo politico che questa delibera vuole dare, è ovvio che però non possiamo, diciamo, nell'esprimere comunque un parere favorevole, non possiamo però non rimarcare la necessità, e questo ovviamente spetta alla maggioranza in assemblea capitolina e nelle commissioni, di lavorare in breve tempo, ma diciamo con una cognizione di causa che non vada oltre modo, cioè oltre i tempi, oltre modo, arrivi a breve a definire linee guida precise che possano fare uscire intanto dall'equivoco in cui si trovano molte realtà, e soprattutto diciamo diano una chiarezza anche alle associazioni, alle realtà che sono presenti sui territori romani, e quindi possano continuare o meno, questa è una decisione che la maggioranza si deve assolutamente prendere in tempi brevi, dare delle risposte affinché appunto si continui ad operare nella legittimità, nella trasparenza, nell'onestà e anche diciamo nell'interesse pubblico che da sempre hanno perseguito realtà associative e culturali presenti anche sul nostro territorio. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Non ne abbiamo? Prego, consigliere Giannone. Sì, grazie. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa delibera, che ha avuto anche il parere favorevole nella Commissione Sesta a cui è stata assegnata, rimarcando anche la necessità, il terzo punto di questo deliberato, che è appunto l'impegno che si dà alla Sindaca, Sindore e alla Giunta di quantificare il fabbisogno di funzioni, servizi e attività culturali, sociali ed educative riferito ai diversi ambiti territoriali della città e assegnare in via prioritaria il patrimonio indisponibile di Roma Capitale al soddisfacimento di tali bisogni, con priorità nelle aree maggiormente svantaggiate nelle modalità previste dall'approvando regolamento delle concessioni. È un punto estremamente importante, perché leggendo questa delibera a me insomma ha dato un po' da pensare quando si cita appunto l'interessamento della Procura regionale del Lazio, che ha aperto un'indagine da cui è emerso appunto che il Comune di Roma avrebbe nel tempo disposto assegnazioni di immobili appartenenti al patrimonio disponibile ed indisponibile con numerose ordinanze,
Questo vuol dire che qualcosa non era stato fatto in modo molto, o almeno c'è l'ipotesi che possa essere stato fatto in modo poco chiaro, ma speriamo che sia semplicemente un'indagine così conoscitiva e non, da cui non emergano fatti penalmente rilevanti. Però è importante che si censisca il patrimonio, e noi abbiamo approvato una mozione in consiglio per avere un ufficio dedicato, perché sapere di cosa si ha a disposizione significa anche sapere cosa possiamo fare, e poi è importante anche utilizzare il patrimonio per attività rivolte ai cittadini, soprattutto in quelle aree che hanno bisogno di essere, di essere valutate, potenziate, promosse, e che sono, diciamo, invece lasciate un po' più nel dimenticatoio. Sto parlando delle periferie, è un leitmotiv della nostra consigliatura, dalle periferie al centro, per cui a noi interessa moltissimo che la sindaca e la giunta facciano questa ricognizione di esigenze, di fabbisogno nelle periferie, affinché nelle periferie possano essere attivati servizi per i cittadini. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni? Sì, sì, sì. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono? Mi sembra di non vedere altre. Allora passiamo alla votazione. Favorevoli? Sì, aspetta dopo, fammi dire. Contrari? Nessuno. Astenuti? La delibera approvata con 15 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti. Grazie. Al secondo punto dell'ordine del giorno abbiamo la proposta di deliberazione per espressione di parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo, proposta di iniziativa consigliare a firma del Presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito, regolamento per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria in occasione dei referendum consultivi indetti per l'anno 2018. Relatore? Grazie. Prego, consigliere. Allora, la proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina che oggi andiamo a valutare per esprimere il parere richiesto al nostro municipio riguarda il nuovo regolamento per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria. Lo stesso è stato approntato in vista di due referendum consultivi municipali previsti per il novembre 2018, nei quali verranno poste alla cittadinanza le seguenti domande. Prima domanda: volete voi che Roma Capitale affidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo, ovvero su gomma e rotaia mediante gare pubbliche, anche a una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio? La seconda: volete voi che Roma Capitale fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo, ovvero su gomma e rotaia comunque affidati, favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi, non di linea, in ambito locale e imprese operanti in concorrenza? Come stabilito dallo Statuto di Roma Capitale e dal Regolamento per gli Istituti di Partecipazione e di Iniziativa Popolare, si è reso necessario definire le modalità sia per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina sui referendum stessi, che per lo svolgimento della campagna referendaria, al fine di promuovere la completezza, l'obiettività e l'efficacia delle due consultazioni popolari. La Commissione per i referendum di Roma Capitale, nominata dall'Assemblea Capitolina, ha quindi proposto uno schema di regolamento che, tradotto in una proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina, viene inviato ai municipi per l'espressione dei relativi pareri.
La commissione sesta del 27 scorso non ha preso in esame la proposta sia per l'assenza del suddetto parere sia per la difficoltà di un accurato esame in sede di commissione. Un successivo esame da parte di singoli consiglieri del nostro gruppo, datisi carico di una, per quanto possibile, più approfondita riflessione sul contenuto del regolamento proposto, non ha consentito di rilevare evidenti indicazioni o prescrizioni da censurare o in evidente contrasto con la nostra linea politica. Pertanto il nostro gruppo politico è orientato a votare favorevolmente la proposta di delibera riguardante il regolamento per l'informazione degli appartenenti alla comunità cittadina e per lo svolgimento della campagna referendaria in occasione dei referendum consultivi indetti per l'anno 2018. Grazie. Grazie consigliere. Interventi? Ci sono interventi? No. Passiamo alla dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. Prego, consigliera Vitrotti. Grazie. No, grazie Presidente. Allora, apprendo oggi che, a differenza di quello che è successo in Commissione, insomma, si è invece orientati a votarla, la delibera, perché appunto durante l'ultima Commissione invece mi era sembrato quantomeno condiviso il percorso di fermarci di fronte a quegli atti che non arrivavano corredati da parere. Ora, ieri mi è stata girata anche una nota da parte del Segretariato Generale che non mi mette per niente tranquilla, anzi, se fossi, nel senso, io da consigliera mi sono molto arrabbiata, perché in quella lettera non solo c'era scritto che non servivano i pareri del municipio, chiudeteli, allora se rispondiamo, chiudeteci, tanto se noi non ci dovete mandare, che vole, però li volete, perché però noi, quindi facendo anche una ricostruzione su una costruzione, tempo, su una ricostruzione temporale abbastanza già assurda di per sé, ma che abbiamo condiviso in commissione, allora io mi domando oggi come noi possiamo spingere il cuore oltre l'ostacolo e dirci e dire invece va bene, perché esattamente come abbiamo fatto in commissione abbiamo valutato collegialmente invece che su materie così delicate, tra l'altro sono anche quesiti referendari, non è che a noi diciamo ci aiuta il parere perché ce ne abbiamo, ne sentiamo una nostalgia, ne abbiamo proprio bisogno, cioè non era una questione affettiva, ecco, quindi forse non so se il segretariato ha interpretato questa nostra senso di frustrazione, cioè non è così, noi viviamo tranquilli uguale, credo che però sia, anche perché questo poi è stato confermato dalla Presidente del Consiglio e anche diciamo da chi era presente in Commissione, che poi sollecitati questi pareri invece arrivano, quindi capito, è proprio un fatto diciamo di analitico, ecco, potremmo dire. Però al netto di tutto questo, allora non solo noi credo che però magari in separata sede, ma riprendo qui la discussione perché era collegato a questa delibera, dovremmo rispondere a quel segretariato dicendo che allora non ce li mandate proprio più, oppure troviamo diciamo un sistema diverso. Però in questo momento come gruppo del Partito Democratico mi sento di fermarmi a quella decisione, a quella dichiarazione che ho rilasciato quel giorno in commissione, pertanto non sono nelle condizioni di esprimere un parere, perché non ci sono quelle basi tecniche. Qui non è una questione di carattere di indirizzo politico o meno, cioè non stiamo discutendo di questo e non chiedo alle direzioni tecniche di aiutarci in questo, che forse diciamo, se pure ancora navighiamo a vista qualche cosa ci azzecchiamo, diciamo. Ma credo che invece la necessità, soprattutto se si tratta di regolamenti, di questioni specifiche che fanno proprio riferimento a delle istituzioni locali e quindi a regolamenti, al TUEL, cioè sono quelle questioni sulle quali la collaborazione deve essere positiva e deve essere il più possibile condivisa. Quindi non avendo però ricevuto quelle rassicurazioni, non avendo contestualmente nemmeno ricevuti i pareri, lasciamo all'Assemblea Capitolina forse la possibilità di mettere mano a quel regolamento, perché lì sì, dice il segretariato generale, allora gli concederà tutti i pareri che vorranno. Noi cari tutti sfigati consiglieri municipali ci dovremo accontentare a volte di averli, a volte di non averli, e così va a farsi un bel bagno e piange, lacrima in continuazione, non solo il nostro regolamento che tanto difendiamo, lo statuto di Roma Capitale e tutti annessi e connessi, e quindi ragazzi della nostra dignità oggi ne facciamo le sentite condoglianze e ci rivediamo alla prossima puntata. Grazie. Grazie, altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Giuliano. Così, grazie, mi attacco subito a questa dichiarazione che con enfasi la collega ha messo
in piedi, giustamente mettendo in evidenza quello che poi è stata una carenza, tra virgolette, istituzionale del segretariato. Io devo dire però che, a correttezza del fatto, ne abbiamo anche parlato in presidenza, no, l'ufficio di presidenza, perché comunque non è una prima volta che non arrivano questi pareri, e quindi so che la presidente, quindi, insieme all'ufficio, ha scritto e ha fatto pressione affinché questo potesse avvenire, in quanto proprio in virtù di una parola che la collega che mi ha preceduto non ha voluto dire, ma ha pensato, perché ci aveva la nuvoletta in testa e si vedeva, proprio in virtù di un decentramento è normale che ci debba essere una cognizione istituzionale territoriale, con la sua valenza, col suo sapere, col suo, diciamo, porsi di fronte a questioni istituzionali. Quindi chi più di noi può capire questo, e chi più di una struttura centrale deve poter dotare i suoi elementi, no, diciamo, di collaborazione, i municipi, di, ovviamente, di appoggio, perché se effettivamente questo non avviene, parliamo tanto, non alla prossima puntata, ma secondo me al prossimo anno continuiamo a parlare ancora del decentramento, che è quello che farebbe, insomma, la differenza, no, su qualunque altro tipo di argomento, perché significa che poter intervenire, mettere mano su quello che è il nostro, la nostra volontà, avendo, no, un bilancio autonomo, una gestione autonoma. Questo non può essere, e quindi a volte ci troviamo in difesa, quindi a maggior ragione non si può, ok? Non si può dare un giudizio su questa roba. Quindi, come Fratelli d'Italia, anche noi stiamo in forte, fortissima difficoltà già da adesso, non per la prossima puntata. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Sì, anch'io sto sulla stessa lunghezza d'onda del consigliere del centrodestra, di Fulvio Giuliano, rispetto a questo. Se pensiamo che il regolamento del decentramento parla ancora di circoscrizione, non è stato corretto. Se voi vedete, il regolamento sul decentramento non parla di municipi, ma parla di circoscrizione, voi capite quant'è la disponibilità di Roma Capitale nei confronti nostri. Sul decentramento ho detto centinaia di volte tante cose, adesso è inutile che ripeta oggi queste cose. Chiaramente siamo fortemente seccati rispetto a questo atteggiamento che hanno nei nostri confronti. Grazie. Altre dichiarazioni? Abbiamo terminato. No, prego. Prego, consigliere Giannone. Grazie, presidente. A chiosa delle dichiarazioni dei miei colleghi, io chiaramente esprimo parere favorevole a questa proposta di deliberazione, essendo un regolamento che disciplina poi le modalità con cui dovrà avvenire la campagna elettorale, le regole di ingaggio, insomma, tra tutti gli attori soggetti e il Comune. E, approfitto anche per unirmi sicuramente ad un disagio valutare le proposte di deliberazione che ci vengono dall'Assemblea Capitolina e che sono sprovviste dei pareri tecnico-amministrativi. Pur tuttavia devo riconoscere che, e quindi, diciamo, anche attraverso la Presidente del Consiglio, come anticipava il Vicepresidente del Consiglio, la Presidente ha già scritto, insomma, al segretariato e comunque al Presidente dell'Assemblea Capitolina affinché, qualora vi siano già espressi pareri, che di ciò ne vengano messi al corrente i municipi, per procedere ad un'azione di espressione parere quanto più chiara e proficua possibile, atteso che l'articolo 7 del decentramento amministrativo prevede che l'amministrazione favorisca la conoscenza di fatti e informazioni agli organi politici per poter fare il loro dovere nel modo migliore. Tuttavia io non ci sentiamo come gruppo Movimento 5 Stelle di bloccare le azioni di un consiglio relativamente all'espressione del parere, di pareri, e di non quindi
portare avanti questa linea così dura, perché essenzialmente noi dobbiamo dare un parere politico e in questo noi ci esprimiamo, con sicuramente qualche difficoltà in alcuni casi, perché alcune materie richiederebbero effettivamente dei pareri tecnici e amministrativi che ci possano aiutare nella formulazione di un'espressione di parere in qualche modo più consapevole. Detto questo, noi per quanto possibile continueremo a chiedere al segretariato di inviarci i pareri dei dipartimenti appena possibile, chiaramente in tempo utili, e tuttavia continueremo a prenderci la responsabilità di esprimere il nostro parere, che pur non essendo vincolante in alcuni casi comunque sia stato tenuto in considerazione. Grazie. Prego, altre dichiarazioni di voto? Il consigliere Ciancio. No, grazie Presidente, grazie consiglieri. Rimango alquanto stupito che quanto deciso nella Commissione e nella Conferenza dei Capigruppo rispetto a questo atto poi venga disatteso, per non essere duri, come dice il capogruppo, rispetto a questo regolamento che arriva dal Campidoglio. Cioè, ma un regolamento, qualsiasi cosa si propone, non è che dobbiamo prenderla tout court. Cioè, abbiamo fatto anche delle osservazioni. Cioè, io rimango alquanto sconcertato che si dica adesso si vota. No, non abbiamo espresso parere nella commissione perché non c'erano i pareri autorevoli che servono. Non è un indirizzo politico, è un parere a una linea non dura. Lei questo ha detto prima, non dobbiamo affermare una linea dura. E di che? Si tratta di un regolamento dove espressamente potevamo guardare quali erano i punti negativi o positivi degli autorevoli pareri che di volta in volta cerchiamo. E non possiamo fare una volta bianco, una volta nero, una volta rosso, una volta giallo. Cioè, una linea corretta è quella, aver mandato una nota per chiederlo giustamente, bisogna avere una linea di coerenza, che è quella che per il municipio, per noi, mentre analizziamo in commissione un regolamento, ci siano gli autorevoli pareri che snelliscono, perché noi non abbiamo tutte le competenze per dire se un regolamento nel merito ha delle discrezie o delle situazioni non congruenti. Non è un parere su una spesa, è un parere sul regolamento. Ricordo i passaggi che abbiamo fatto su tutti i regolamenti approvati. Quindi anche io mi trovo in grosso disappunto rispetto a un voto positivo che tale regolamento meritava con i pareri allegati di rito. Ecco, grazie. Grazie consigliere, devo nominare un altro scrutatore perché la consigliera Cercone è andata via, quindi nomino il consigliere Toti, grazie. Allora, dalla discussione si è vinto quindi un parere favorevole, e, quindi votiamo sul parere favorevole. Vado. Favorevole? Contrari? Astenuti? La delibera si intende approvata con 11 voti favorevoli, nessun contrario e 7 astenuti. Grazie.
passiamo all'altro punto ed ultimo punto dell'ordine del giorno. Mozione a firma dei consiglieri Giannone, De Chiara, Candigliota, Ariano, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Tripputi, Alabiso, Cunnella, Guido, La Zazzera, Toti, Giuliano e Zitoli, avente ad oggetto pianificazione artistica e culturale del municipio VII nel secondo semestre del 2018. Relatore? Prego, consigliere Giannone. Grazie Presidente, colleghi. Presentiamo questa mozione a firma, diciamo, congiunta con più parti politiche, di una pianificazione quindi artistica, e la terza tranche di questa pianificazione che abbiamo iniziato a fare a fine 2017 a seguito dell'approvazione della delibera quadro, la 38 del 2017, con la quale abbiamo istituito una programmazione culturale stabile e appunto del nostro municipio. Abbiamo fatto un paio di commissioni su questo tema con la partecipazione, devo dire, di tutti i componenti di essa, ed è venuta fuori per il prossimo fine anno, quindi prossimo quadrimestre essenzialmente, un certo numero di idee, di progettualità che vorremmo che l'assessore poi e gli uffici anzi prendessero in considerazione per poi emanare i bandi, gli avvisi pubblici con cui appunto realizzare la pianificazione. In linea con quello che abbiamo stabilito nella delibera, i temi, le tematiche che abbiamo individuato in commissione sono tre. La prima tematica è legata all'autunno, quindi e anche alla riscoperta della romanità tra presente e passato. È un tema che abbiamo voluto portare per riscoprire un po' le tradizioni e portare a galla anche alla luce dell'esperienza di successo che abbiamo vissuto a giugno di quest'anno, quindi il mese scorso a San Giovanni, quando abbiamo fatto rivivere un po' la notte delle streghe a San Giovanni, nella notte di San Giovanni, e quindi per l'autunno vorremmo che si organizzassero delle iniziative, eventi artistici e culturali, di arti visive e performative collegate alle tradizionali ottobrate romane, quelle feste che sancivano appunto la fine della vendemmia, che si svolgevano nelle campagne, attraverso quindi la rievocazione delle feste tradizionali, riportare quindi alla memoria le poesie, gli stornelli, le danze, i giochi, le storie, gli abiti e il cibo degli ultimi due secoli della tradizione romana. E la seconda tematica che abbiamo individuato, sempre legato all'autunno, e nel segno del rispetto dei diritti civili, iniziative ed eventi artistici e culturali nel periodo autunnale, perché alle violenze è necessario contrapporre la cultura del rispetto reciproco e del dialogo attraverso l'arte nelle sue forme più varie, da quelle figurative e visive a quelle declamatorie e performative, fino al gioco. È possibile far crescere e consolidare in ogni cittadino, a cominciare dai più giovani, la sensibilità e l'attenzione al rispetto e alla difesa dei diritti sociali, civili e della persona, anche in collaborazione con le scuole, laddove ciò sia possibile. Abbiamo voluto inserire quest'ultima frase per rimarcare la necessità di attivare delle iniziative anche insieme alle scuole stesse, per creare maggiore sinergia. La terza tematica, legata al Natale di tradizione, per sentirsi comunità, dalle periferie al centro. Sono iniziative ed eventi artistici e culturali legati alla tradizione e alla cultura del Natale, per le strade, per restituire ai cittadini la percezione dello spazio della propria città. L'arte scende in strada con artisti, saltimbanchi, giocolieri, laboratori d'arte, mostre, spettacoli, cori e musiche tipiche, anche con l'utilizzo di strumenti musicali tradizionali del periodo natalizio, con attenzione al recupero della tradizione legata all'arte presepiale. Quindi, diciamo, una festa che scende in piazza, e possibilmente partendo sempre dalle periferie, proprio per valorizzare questi luoghi che devono sempre più diventare il nuovo centro della nostra città.
Per quanto riguarda il secondo asse, quindi l'asse del tempo, le iniziative artistiche e culturali in riferimento a queste tre tematiche sopra descritte sono da svolgersi nei periodi di seguito indicate, ferma restando chiaramente la libertà di modifica da parte della Giunta, chiaramente sia in caso di urgenze non ancora prevedibili, ma anche per la previsione di un numero minimo di eventi all'interno dei periodi che seguono, e anche in funzione quindi chiaramente al budget che sarà messo a disposizione. Dal 29 settembre al 28 ottobre, chiaramente legata alla prima tematica, quella legata alla tradizione, alle ottobrate, possibilmente durante i quattro fine settimana del mese. Dal 20 al 25 novembre, anche in corrispondenza della giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che cade, sappiamo, il 20 novembre, e della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che è invece il 25 novembre. Invece dall'8 dicembre al 25 dicembre abbiamo pensato, come periodo così preparatorio alle festività natalizie, anche chiaramente in corrispondenza, o forse a partire dovremmo dire, della festività dell'Immacolata Concezione e dell'accensione dell'albero di Natale del municipio, che tradizionalmente stiamo facendo l'8 di dicembre, e del solstizio d'inverno, che è il 21. Per quanto riguarda invece la spazialità, cioè i luoghi che vorremmo prediligere per la realizzazione di questi eventi, sono selezionabili i luoghi con le modalità indicate nella delibera del Consiglio Municipale 38 che ho prima citato, fatta salva la distribuzione omogenea degli stessi. Consiglieri, cortesemente. Consigliere Cianciola, prego. Grazie. Posso? Grazie. Quindi dicevo, fatta salva la distribuzione omogenea sul territorio, per i fini della programmazione artistica e culturale all'interno di tutto il territorio appunto municipale, sono da preferirsi parchi e aree verdi del municipio, previa chiaramente autorizzazione dei rispettivi enti gestori, qualora sia necessario, relativamente alla prima tematica, quella delle ottobrate, quindi rifacendosi un po' alla tradizione storica. Edifici scolastici in territorio municipale e loro pertinenze, comprese le palestre scolastiche, previo parere positivo degli organi competenti, naturalmente, a cui bisogna richiederli, per la seconda tematica, i diritti. E poi, per quanto riguarda la terza tematica, iniziative in campo, diciamo, in ambito natalizio, pensavamo a stazioni della metropolitana in territorio municipale, municipio settimo, e loro pertinenze, previo parere chiaramente positivo di ATAC, anche in relazione ad eventi musicali e spettacoli dal vivo in generale. Noi abbiamo quasi la metà delle fermate, le stazioni della metropolitana A che sono nel nostro municipio, alcune di esse hanno anche degli spazi particolarmente favorevoli ad ospitare eventi musicali, e quindi chiediamo alla Giunta che si faccia portatrice di questo interesse, di questa intenzione verso ATAC, e che possa quindi con ATAC stabilire un accordo per poter avere la disponibilità delle aree in relazione appunto ad eventi da potersi tenere. Aree mercatali pubbliche in territorio municipale, previo chiaramente il parere positivo del presidente del mercato e l'idoneità tecnica da parte del municipio. Anche qui vorremmo che queste iniziative in qualche modo si fondessero con il territorio, in particolare con alcuni luoghi che noi abbiamo ritenuto per questa volta essere interessanti, quindi mercati, stazioni della metropolitana. Questo è quanto. Con l'occasione voglio ringraziare tutti i commissari che hanno attivamente partecipato alla stesura in commissione di questo atto, e anche i firmatari che hanno creduto nella validità di questo indirizzo politico. Grazie. Grazie. Interventi? Prego, consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, questo è un atto di quelli che secondo me si è guadagnato il rispetto di essere votato, nel senso che è stato fatto un lavoro in commissione
dove anche l'opposizione ha avuto la possibilità di dare il proprio contributo e Fratelli d'Italia in questo caso ha dato, diciamo, la sua, il suo parere, ha dato il suo, come si dice, contributo nel poter comunque essere parte integrante di questo, di questa mozione, di questo, di quest'atto. Perché? Perché comunque l'abbiamo fatto dall'inizio, quindi ci siamo posti in, su questo argomento, su questo settore, ci siamo posti con molta positività, molta apertura, in quanto non c'era poi un riferimento istituzionale negli anni precedenti che potesse comunque abbracciare uno schema di questo tipo e portarlo alla sua conclusione. Quindi ora io non so questo lavoro che cosa produrrà, non lo so io, nel senso che comunque non ho la gestione né di questo municipio ovviamente né del Comune di Roma, ma lo dico non perché sono in opposizione, perché comunque si partoriscono delle idee, si partoriscono dei percorsi e poi bisogna comunque trovare anche la forza economica per poterli affrontare. Quindi al di là della buona volontà, questo municipio che manifesta in questo atto e nel proseguo dello schema, quindi che abbiamo già iniziato, poi bisognerà vedere, insomma, quali saranno i risultati. Certo che questo però non ci doveva esimere dal fatto di porci in una condizione tranquilla, lineare, naturale, per poter capire che cosa tirar fuori dal cilindro, insomma, dalla nostra situazione territoriale, quindi cercare di mettere in piedi un qualcosa che potesse tenere, qualcosa che potesse toccare, che potesse comunque abbracciare, ecco, il più possibile le nostre peculiarità, ecco, quello che questo municipio ha all'interno del proprio territorio. Mi sembra che ci siano tutti gli elementi. Il Presidente della Commissione, nonché il capogruppo del partito di maggioranza, nonché l'estensore, nonché il produttore, nonché, vabbè, basta con i nonché, insomma, quindi nonché insieme a tutta la Commissione, ecco, quindi la battuta del nonché va bene, ma la Commissione c'era, e insieme quindi a questo lavoro effettuato e alla condivisione di chi l'ha voluta condividere, perché era libero arbitrio, io penso che sia uno strumento importante, un importante, e secondo me bisogna esserci in questo momento per essere rappresentativi, per essere positivi, per poter dire che comunque abbiamo dato un contributo in una fase dove tutto è difficile, metterci un po' di positività non guasta, ed ecco perché Fratelli d'Italia, nonostante l'attenzione che pone sulle questioni a prescindere, non ha problemi a dare il proprio contributo quando viene condiviso, quando rientra nei nostri valori, quando appartiene ai nostri modi di vedere le cose, quindi quando ci troviamo in convergenza. Non ci facciamo scrupolo, votiamo quello che è votabile e non votiamo quello che non condividiamo. In questo caso questo strumento deve essere e va apprezzato e mi auguro che possa nel tempo aumentare il suo peso e diventare qualcosa di più preciso e di più, diciamo, duraturo ed efficace. Grazie. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Toti. Grazie. Come ha detto il consigliere Fulvio Giuliano, noi
Allora ripeto l'intervento. Allora dico questa mozione l'abbiamo oggi la votiamo, l'ho firmata, l'abbiamo partecipata in consiglio. E voglio dire, e ci ha visto anche protagonisti rispetto a questi punti, diciamo rispetto ai temi, qui c'è la romanità che è un tema carissimo al centrodestra, perciò per noi è importante quando noi parliamo delle tradizioni romane, della rievocazione delle feste tradizionali, della tradizione romana, poesie, stornelli, danze, giochi, Roma. Roma imperiale, Roma al centro, e questo è un discorso che ci è piaciuto molto e sul quale abbiamo trovato una condivisione con la maggioranza e chiaramente anche rispetto a un tema così importante, io penso condiviso da tutte le forze politiche, come quello dei diritti civili. Ma una cosa a cui ho tenuto molto e sono intervenuto, e il Presidente della Commissione ricorderà, rispetto al Natale e all'arte dei presepi, il presepio anche con la Presidente della Commissione Commercio, il presepio come momento centrale del Natale, la tradizione dei presepi, l'arte presepiale. Ecco, su questo io ho insistito in modo che fosse al centro il discorso di Natale col presepio nel nostro municipio, e questo qui è stato accolto e è stato messo come punto centrale rispetto alla terza tematica. Rispetto poi ai periodi, chiaramente questi sono periodi condivisibili, l'8 dicembre, l'accensione dell'albero di Natale, tutto ciò che ricorda e che mette al centro il Natale. Rispetto ai spazi abbiamo preso quelli che sono i punti di aggregazione più importanti del territorio, non potevamo non mettere questi, il discorso dei parchi, gli edifici scolastici, stazione metro e anche le aree mercatali, anche su questo ho insistito che è importante, ecco, dare anche spazio e dare vivacità ai nostri mercati, che per purtroppo i nostri mercati sono sofferenti, abbisognano di essere punto di riferimento del nostro territorio. Perciò senz'altro, come ho detto, è stata una mozione partecipata e voglio dire sulla quale abbiamo lavorato tutti quanti insieme, abbiamo dato tutti quanti un contributo importante e si è arrivata, io penso, ad una mozione che è molto positiva. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere. Allora, sento parlare di romanità, sento parlare di arte presepiale, di Immacolata Concezione, insomma, io non faccio parte di questa commissione, no? E è interessante, insomma, anche un po' l'interpretazione che il consigliere che mi ha preceduto ha dato del fatto della romanità, insomma, non è propriamente quello, diciamo, l'orientamento che volevamo dare a questa cosa, credo. E, visti, insomma, anche i temi attuali che, insomma, ci vedono abbastanza accesi su temi come i flussi migratori e via dicendo, mi veniva in mente un brano tratto dal libro Cuore, dove si accoglieva in una classe un ragazzo calabrese e quindi il maestro indicava Reggio Calabria a parole, vedeva le facce sgomente, insomma, degli altri bambini che non capivano, allora si è sbrigato ad andare alla lavagna per dire Reggio Calabria è questa, e quindi c'è tutto un discorso di accettazione di questo compagno nella classe, insomma, un bel brano molto interessante. Ecco, e allora io ho già anche, insomma, discusso anche con alcuni dei nostri consiglieri di maggioranza, anche con l'assessore, quindi questa è un'impostazione, diciamo in linea di massima, però io penso che il nostro approccio sarà anche quello, diciamo, multietnico, interculturale e via dicendo. Quindi, insomma, noi a Roma abbiamo tante rappresentanze di tante tipologie, quindi, insomma, ecco, condividere la cultura, la nostra cultura con quella degli altri e via dicendo, credo che sia una cosa che poi andremo a sviluppare anche nelle prossime pianificazioni. Tutto qua, grazie. Grazie, altri interventi?
Non ci sono? No. Dichiarazione di voto? No, prego. Ah, vuole l'intervento chiudere? Finale. Prego, prego, faccio l'intervento finale. Il mio primo era solo di presentazione. Non lo so, non ho visto mani. Consigliere Ciancio, dopo, perché dopo sta facendo. Posso? Grazie. Sì, certamente, io condivido appieno l'intervento del consigliere Rinaldi. Questi temi che abbiamo espresso sono temi chiaramente molto ampi, molto larghi, quindi trovo che sia sicuramente un valore aggiunto quello di poi all'atto pratico inserire anche elementi di integrazione, multietnicità e confronto tra le culture che vivono insieme a noi, a fianco a noi, no? E con i quali noi diciamo ci rapportiamo quotidianamente. Quindi diciamo io lo davo anche un po' per scontato, visto che Roma è una città multietnica, ormai insomma è un dato di fatto, e quindi diciamo, non ci siamo sentiti di inserirlo esplicitamente perché non ve ne era motivo. Però senz'altro l'elemento di integrazione culturale e multietnicità è un elemento che non potrà che accrescere il valore poi finale delle iniziative. Detto questo, volevo sì, ringraziare di nuovo tutti i commissari di tutte le opposizioni che hanno contribuito alla stesura. Mi dispiace solo che poi questo lavoro non si è reso evidente nelle firme di presentazione dell'atto stesso. E comunque insomma sono contento nel riuscire a presentare quindi questa terza mozione che diciamo appendice della delibera quadro, dopo che ha visto quindi la realizzazione dell'evento Autumnia l'anno scorso e in primavera con l'avviso pubblico Primavera di Rinascita. Quindi stiamo cercando di rendere stabile anche attraverso una identità di queste manifestazioni per cercare di rendere così, di portare nel tempo e di portare sul territorio di nuovo la cultura, cosa che probabilmente non si faceva, almeno a mia memoria, dal 2002, se togliamo insomma fatte eccezioni di alcuni bandi sul Natale fatte dall'amministrazione precedente. Ma con questa sistematicità come stiamo facendo noi, in realtà non vi era, e secondo me è un grave peccato, perché la cultura aiuta a fare comunità, aiuta a far crescere le persone, aiuta a far star bene insieme le persone, e quindi anche in qualche modo ad accettarsi l'uno con l'altro e a ridurre quei fenomeni di violenza a cui stiamo assistendo purtroppo sempre più di frequente ultimamente. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ce ne sono. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Ciancio. No, avrei voluto fare un intervento proprio per dissentire un po', non per altro, perché ho partecipato con tanta attenzione e come dire, promozione del fare nella commissione, citando alcuni eventi importanti che sono stati fatti dopo il 2002, l'avete visto, vi ho parlato della giornata del vino, vi ho parlato delle notti cangianti, ho parlato un po' di vari eventi che meritavano comunque un'attenzione particolare, però il fatto che non vede la mia firma sull'atto che avete prodotto non è un fatto per, come dire, quello che si è determinato in questa delibera, che non va oltre la tempistica degli eventi e nella individuazione dell'inverno, dell'estate, dell'autunno e della primavera che si condividono, ma continuo a vedere un buio totale rispetto a quello che io ho sostenuto durante i lavori della Commissione. Mi piaceva, e l'ha rimarcato qualche consigliere che mi ha preceduto, che si va sull'intenzione di quello che si dovrà fare, però non è chiaro
le risorse, gli investimenti puntuali e precisi rispetto a quello che si farà, dando una scaletta più precisa e più ordinata. Sarà compito di qualcun altro. Bene, io, come dire, non avrei motivo di essere così severo rispetto al lavoro che si è fatto in commissione, però ahimè la situazione di Autumnia non la voglio ricordare qua, perché sei che partecipano è diventato un fallimento. Non voglio dire il resto, o si inverte un modello, che è quello che dico di essere più precisi nel fare, e avrete il mio appoggio quando vedo concretezza su quello che si dovrà fare, non lasciare al caso quello che verrà. Lo diceva prima il consigliere, si premia un'intenzione, una percezione del fare che dice lode all'impegno in questa direzione, però gli atti per fare sono formulati in altro modo quando si vuole dire è la commissione che decide. No, noi non abbiamo deciso nulla oltre che la tempistica e i titoli. Vabbè, è già qualcosa, proprio questo di per sé mi fa dire mi astengo, vediamo quello che succede, almeno non ci metto la firma su un evento di cui io non ho partecipato minimamente, perché ho ricordato la giornata del vino, evento bellissimo in autunno fatto, non importa da chi, ma c'è stato una grande partecipazione. Ho citato le notti cangianti fatte a Piazzale di Roma, dove c'è stata grandissima partecipazione di pubblico. Io a questo ci tengo. Io tengo fortemente al risultato, vedere delle iniziative dove poi ci ritroviamo io e qualcun altro e pochi cittadini. Ecco, il risultato deve essere quello della partecipazione. Questo ho sostenuto nella commissione, l'ho detto al presidente della commissione e volevo che si attuasse. Come? Progettandola noi, scendendo di scala rispetto almeno a un evento. Dice vabbè, il resto facciamo gli avvisi e presenteranno quello che vogliono, magari ci presentano, che ne so, un progetto megagalattico per fare l'evento della rinascita della primavera o quello del Natale, ma invece un evento in cui si determinano le somme e chi lo fa e come lo deve fare, non chi lo fa nel senso da quale soggetto dovrà essere realizzato. Consigliere Ciancio, cortesemente, ecco perché, si avvia verso la grazie, conclusione. Grazie, mi avvio alla conclusione nel dire che per l'impegno, come dire, dei luoghi e dei tempi non mi posso che astenere, però mi auguro che per il futuro, come diceva lo stesso Presidente, si possa determinare una scelta più puntuale e precisa rispetto a quello che noi vorremmo si facesse nel nostro municipio. Quindi mi scuso con la Commissione se non ho presentato la firma, non ho apposto la firma, però non ho visto nulla di accolto in quello che ho proposto nella seduta. Non so se gli altri hanno firmato perché hanno visto una speranza, io onestamente non la vedo, oltre i tempi e le misure, non si vede nulla, grazie. Grazie. Dichiarazioni di voto? Altre? Non ce ne sono. Consigliere Giuliano, Presidente, prego. Presidente, lei guarda sempre di là, eh? A me non mi guarda più, è vero che facciamo le riunioni insieme, però. Allora, grazie. Per essere ovviamente e convintamente favorevoli, però suggerisco al nonché Presidente di Commissione, al nonché Capogruppo del 5 Stelle, al nonché, che quando poi si fanno degli interventi successivi precisando alcune cose, che possono essere un pochino così evitate, perché quando si parla, giustamente mi rimetto gli occhiali così vado a leggere, ce l'ho con lui, sì, ce l'ho, devi avverti perché stava distratto, quando, perché io non asciugo i scogli il giorno, quindi no, esatto, quando comunque sia si parla dell'autunno, la scoperta della romanità, non è che può essere confusa con la multiculturalità,
con... No, infatti, lei non l'ha detto, però qualcuno poi ha dovuto dire qualcosa in più che poteva, anche non essendo in commissione, quindi non ha capito bene il senso di questa cosa. Io lo rispetto il consigliere che ha fatto, perché mi sta anche simpatico, però poteva un attimino... come si dice, evitare di entrare nel merito, perché la romanità è romanità, cioè non è che stiamo parlando di cose campate in aria, quindi è qualcosa di ben preciso, e per cui la tradizione romana, la ricerca della tradizione romana non è che si può confondere con qualcos'altro, e non si può mischiare con qualcos'altro. Quando poi si parlerà di multiculturalità, di multitecnicità, tecnicismo, quello come pare a voi, lo valuteremo, ci mancherebbe altro, dopo. Questo è preciso, non è come si dice, non si può mischiare, capito, cioè comunque cose diverse. Questo lo dico per correttezza del lavoro effettuato in commissione. Ok, lo dico per correttezza, ma non lo dovrei dire io, lo dovrebbe dire chi appunto rappresenta la commissione, l'ha detto, non ha problemi. Io, siccome appunto ci sono, c'ero, come si dice, ci ero, e ho anche firmato, quindi mi sembrava carino precisare che la tradizione romana, e quindi andare incontro a questa, penso che sia una cosa bellissima per la città di Roma, non è che abitiamo a Padova, ok? Quindi Fratelli d'Italia ovviamente è d'accordissimo. Grazie, altre dichiarazioni? Il consigliere Doti, io prego. Ce l'ho detto, l'abbiamo, la votiamo, l'abbiamo firmata, abbiamo partecipato, siamo stati pure, abbiamo fatto pure delle proposte accettate, e perciò ci fa piacere che questa mozione arrivi e sia significativa per il nostro territorio. Prego, consigliere Giannone. Il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa mozione. Colgo l'occasione per questo punto essere ancora più preciso, perché se è pur vero che la romanità è romanità, nel senso, la romanità in senso di tradizione, però, tradizione romana, e qui non ci sono parole, però c'è da dire che i diritti civili sono universali, permettetemi, e quindi i diritti dei fanciulli sono in tutte le, diciamo, in tutte le culture, e alcune culture, in alcune culture sono particolarmente sentiti i diritti, o forse le mancanze di alcuni del rispetto dei diritti, per esempio verso le donne, come anche il Natale è un concetto universale in un certo senso, perché noi sappiamo che tante comunità che stanno a Roma festeggiano il proprio Natale. Quindi in questo io volevo dire, no, che non c'era alcun riferimento, ma era, diciamo, una cosa interessante mettere insieme l'intero corpus, diciamo, della cittadinanza che vive quotidianamente tra le mura aureliane e all'interno della città. C'è da dire anche un'altra cosa, che noi siamo convinti che la strada, invece, contrariamente a quanto un collega consigliere diceva, aveva qualche dubbio, invece noi siamo fortemente convinti che la strada per rapidamente utilizzare fondi sulla cultura sia questo, delibera quadro che ne definisce una cornice con il quale gli uffici poi fanno e preparano degli avvisi pubblici, e la parte politica che dà l'indirizzo. Ora è chiaro che quando parliamo di pianificazione o di programmazione stiamo parlando di che cosa vogliamo fare, entro quali tempi, dove lo vogliamo fare, eventualmente altri criteri che possono anche esistere. È chiaro che in commissione abbiamo parlato anche di eventi che sono accaduti nel passato, ma erano eventi sporadici, l'ho detto, eventi che sono accaduti. Noi vorremmo cambiare, ciò non significa che non possiamo riproporre eventi di successo del passato. Questo lo dico per rassicurare tutti i miei colleghi consiglieri e commissari della Commissione Quinta, che da settembre
Inizieremo quindi a preparare la nuova mozione per il prossimo, per il primo semestre del 2019, visto che comunque l'anno scorso per la prima volta abbiamo avuto a bilancio 25.000 euro, poi ne abbiamo avuti un po' di più verso la fine dell'anno. Quest'anno siamo ripartiti da 25.000 euro, avremo qualcosa per con la variazione di bilancio adesso di luglio. Quindi i soldi adesso cominciano ad essere messi a disposizione anche per la cultura, noi dobbiamo essere pronti a dare degli indirizzi che possono più essere più o meno approfonditi, e quindi mi trovano d'accordo tutti i miei colleghi, se vogliamo poi dare un indirizzo politico un po' più approfondito, non c'è alcuna limitazione in questo, per cui voteremo favorevolmente intanto questa mozione per darci poi appuntamento dopo le vacanze estive per avviare un iter sulla nuova mozione per il 2019. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono? No. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Vado? Sì, dico vado. Astenuti? Si intende approvata con 13 voti favorevoli, nessun contrario, un astenuto. Il consiglio è chiuso, grazie, buona serata. Sono le ore 16.